Bella a tutti ragazzi, sono Stitch27 e oggi siamo qui in questo insieme video su GTA 5 Online. Oggi andiamo a comprare la nuova auto che è uscita, la Ocelot Jugular. Eccola qua, 1.225.000 dollari, non da poco, costa abbastanza direi. Troviamo un garage libero che qua ce li ho quasi tutti pieni, vediamo un po' nel cielo dove avere. Ok, perfetto. E adesso dirigiamoci subito a modificarla. Eccoci qua. Eccola qua la nuova auto. Ok, già per sé sembra un po' modificata, con lo spoiler dietro. Ci sta, ci sta, ci sta. Andiamo a vedere le personalizzazioni. Eccoci What are we doing today? qua, eccoci qua. Purtroppo su PC non ho potuto modificarla, si buggava nello spawn e vabbè. Vediamo un po' i paraurti, ok, però sporgono. Eh sì, io lo lascerei standard per i parkour dietro. Ok, solo le alettine di lato. Anche qua lasciare standard. Armite, ok. Queste ci stanno, eh. Aspetta, quelle standard. Idea di mettere queste. Queste qua ci stanno molto di più. Queste singole sì, ma queste sono meglio. Deve avere le coperture arcate. Ok, qua è solo colore, niente estetica. Cioè, sempre estetica il colore, però comunque non vale la forma, vale solo il colore. Allora, qua le griglie, ok. Anche qua i cofani sono un attimo da vedere dopo con la livrea. Claxo, mettiamo luce a neon sempre. Ok, vediamo un po' le livree, eccole qua. Ok, non è che mi piacciono poi più di tanto, non mi ispirano. Eccoci qua ragazzi con l'auto modificata. Ci ho messo un bel po' soprattutto nella scelta colore e livrea. Ho fatto una fatica pazzesca perché non riuscivo a trovare una combinazione. Vedete, è venuta così. Livrea Sprank. Comunque ho messo i cerchioni, diciamo, non da fuoristrada perché credo che sia un'auto di quelle che non abbiano proprio un senso per il GP. Nei parkour sì, ma tanto uso queste ruote qua, tanto la differenza non è poi tanta. Andiamo, andiamo, andiamo. Poi chissà se sarà buona nei GP. Io ho sentito che non è buona nei GP, Adesso la proviamo, vediamo un po' se confermare quello che dicono gli altri suini. Vediamo un po', dai. E io direi proprio di avviare un bel GP adesso, dai. Eccoci qua col GP. Direi che l'ho fatta abbastanza bene. Potevo mettere i paraurti, questo, quell'altro, ma non mi fidavo, non mi fidavo. Soprattutto per i parkour, quindi io ho lasciato così, dai. C'è anche il suino adesso. Andiamo, 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 andiamo. Quindi con la drafter ho visto anche una curuma. Occhio, non gira per niente. Oh, ad alta velocità. O sono io che non sono riuscito a girarla. Vabbè, vabbè. Andiamo. Vediamo di fare qualcosa qua. Questa auto tutto il modo su da guidarsi, come d'altronde un po' tutte le auto. C'ha il suono dell'X21. Incredibile. Andiamo, andiamo, andiamo. Piano qua. Devo imparare le traiettorie con quest'auto perché il GP lo conosco già abbastanza. Ce l'ho giocato già un paio di volte. Dai, 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 dai. Veloce. Terza posizione. Piano qua. Devo frenare un po' dopo. Ardo Pasqui. Arato. Lui aveva la Comet, se non mi sbaglio.
andiamo, sì, c'è la Comet. Vai, vai, vai. Cerchiamo di mantenerla questa terza posizione perché è buona, eh. Spero di non trollarmi. È un po' tosta da guidare, eh. Tosta tra virgolette, perché cioè, sono molto di più difficile da guidare. Però comunque una Easy Sport qua è più facile da guidare, appunto, anche perché da rally, quindi tiene molto di più. Andiamo, andiamo. Ole. Abbiamo qualcuno dietro, preferisco non girare. Però Pasqui, Pasqui, sì, Pasqui. Preferisco non girare la visuale, che io molte volte o giro la visuale o faccio quello e quell'altro, mi trollo. Mannaggia. Piano. Dai. C'è Suino davanti, abbiamo Rockstar Editor, no, già è vero, caspita, devo svuotarlo. Ed è sabato scorso che lo devo svuotare proprio, eh. Il brutto lo devo svuotare perché già le foto del raduno, dell'ultimo raduno, purtroppo non ho potuto farle. Stavolta devo per forza cancellare anche perché devo fare la miniatura, quindi per forza. Andiamo. Sta là, Paoletto, sta là, Non scappa. Occhio alla curva. Guardalo, è lì, Cerchiamo di fare le curve al meglio. Ho schivato, ho lisciato per pochissimo quel palo. E quel palo lì è uno di quelli fissi che non cascano. No, devo girare prima qua. Mannaggia. Ho avuto fortuna, ho avuto fortuna a schivare quel palo. Piano. Occhio qua. Olè, devo fare come prima, che sono andato un po' più lungo, eh. Prima ho toppato male. Dai, guarda lì davanti, Paoletto. Veloce. Occhio, sta recuperando, una seconda posizione non fa male. Dai. Corri, abbiamo la stessa macchina, quindi è un po' difficile superarlo. Ok, sta andando anche un po' prima. Guardalo su, non mi scappa. Vai. Vediamo cosa riesco a fare. La vedo difficile perché avendo la stessa auto, quel poletto è forte, è difficile, è difficile. Ok. Se ne sta laggando un po' la play. Ok, porca, ha concluso, grandissimo. Tranne Paoletto, vince per forza Paoletto. No. Vado a sbattere. Contro il palo, contro il cartello, e lì mi ha fatto perdere un po' di tempo. E vabbè, terza posizione. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, commentate, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!